Carissime amiche e carissimi amici, il Museo Calcistico di Nino Dogna si arricchisce di nuovi ospiti e di nuovi cimeli. Nino, ci presenti i tuoi ospiti di quest'oggi? Presento qua Tanino Beninato, ex giocatore del Messina e tempi di Zeman. Mezzala, grande mezzala. Vabbè, poi magari lui ci racconterà la sua carriera. Poi grande abbiamo Silvio Di Salvo, grande pure il giocatore, giocatore della Norvegia, Milazzo, che ha vinto il campionato. Piace di squadra pure. Vabbè, poi ognuno dirà la sua. E poi? Massimo Gemelli. Giocai pure vicinato nella Juve Scala e altri pure squadre. Porto Rosa pure. Io non mi ricordo tanto bene, comunque. Va bene, allora vediamo i cimeli che ti hanno portato. Ti hanno portato la maglietta del presidente del club Uragano Ceppi. Uragano Ceppi. Un Mimmo Ventra. Pubblicamente ti avremmo onorato di darmi questa maglietta. Mimmo Ventra, presidente storico del club Uragano Ceppi. Sì. Poi questa non mi ricordo di chi era, numero 7, di chi era questa maglietta? Spada Forese forse? No. Comunque va bene, un'altra maglietta. Poi Gaetano, ricordiamo. Io gli ho portato un po' di foto, quando giocavo nel Messina, nel Barletta, qua con Peppe Catalano, qui alla Domenica Sportiva, ospiti. Guardando il Messina in Serie B. Sì, qui era un Messina Giarre in C1, qui era in ritiro estivo con Maurizio Miranda, grande stopper, qui Barletta con Antonio Di Gennaro e Giovanni Matticari. Di Gennaro le ora fa l'opinionista, giusto? Sì, alla Rai. Questa era con Peppe Fornaciari, che poi è andato al Foggia in Serie A. Questo è un Messina Verona 3-1. Si riconoscono io, Cambiaghi, Miranda, Traini, Ficcadenti, Breda. Gran calciatore, sì. Grande squadra. Qui c'era un giornalino con Bonomi, Schiavi, Puglisi. Qui c'era un ritiro con Nino Messina. Qui era un Messina-Taranto con Avanzi, che poi è stato compagno nel Messina e pure nel Barletta. Questo era un Barletta-Casarano. Sempre Barletta Casarano, un Barletta Ternana, un Messina Cremonese. Questa è l'azione che mi sono mangiato il gol al 92esimo, da Rampulla mi ha fatto una paratona. Questo è un Barletta Casarano e un Barletta Giarre. Beh, devo dire, un messinese che gioca nel Messina è una grande soddisfazione, oltretutto Zeman è lanciato giovanissimo in prima squadra, se non ricordo male. Sì, Zeman 17 anni avevo. Venivo da un campionato a Lipari in promozione e poi ho fatto tutta la fila in Messina con Zeman, Scorsa, Materazzi, e Buffoni e Ruisi l'ultimo anno. E poi? Sono stato in varie squadre, Barletta, C1, con Bianchetti, allenatore. Poi sono stato a Castelvetrano, 2 anni a Lentini, Via Grande, Potenza. Una bella carriera. Sì, non mi posso lamentare. Hai giocato con fior fior di calciatori, perché il Messina in Serie B aveva una bella squadra. Certo. Hai giocato con Totò Schillaci. Totò Schillaci, suo cugino Maurizio, Giacomo Modica. Uno squadrone. Pier Leoni. Quel Messina lo ricordo bene. E ora vorrei chiedere a te, perché quel Messina in casa macinava tutti e fuori casa li perdeva tutti? Con Zeman. Con Zeman, sì, perché quell'anno... Una cosa inspiegabile. Mi spiega perché? Fuori casa prendevamo partite che dominavamo, ma prendevamo gol in contropiede. E invece in casa non c'era pietà per nessuno. No. E questo è stato perché se si fossero fatti risultati anche fuori casa. Una bellissima squadra che giocava un bel calcio, allenata bene. E Schillaci mette 3 gol, capocannoniere. Vuoi dire qualche aneddoto di quegli anni che ti ricordi? No, sono stato abbastanza fortunato a conoscere persone per bene, professionisti seri, che mi hanno insegnato moltissimo, ero giovanissimo, mi sono trovato benissimo, contento. Per un messinese, giovane al Celeste, cosa voleva dire in quell'epoca? Una cosa meravigliosa. Indimenticabile, penso. Sì. Soprattutto l'esordio col Milan, quando Zeman mi ha fatto entrare. Beh, ricordo. Quella era una cosa che non dimenticherò mai. Contro Van Basten, Rijkaard.
e finì 1-1. Varese, sì, 1-1. E ricordiamo quell'anno c'era anche Pierleone, altro... Van Basten e pareggio di Pierleone. E io sono entrato a posto di Pierleone. Altro gran calciatore, Pierleone. Sì. Devo dire, un'ottima, una bella squadra. Ottimi ricordi. Perché poi è finita quella squadra? Quel Messina Largato Massimino? Non lo so, poi ci sono state un po' di casini tra Massimino e i figli. Hanno preso la squadra, i figli hanno poi abbandonato tutto, poi è fallito. Peccato, si è ricominciato, si è fallito, ora c'è due squadre in Serie D. Il tuo pensiero? Ma io non li seguo più, non seguo poco, non vado più allo stadio. In attesa sempre migliore? Sì. Speriamo che possa ritornare in gran calcio a Messina, perché oltretutto con lo stadio San Filippo, che è uno dei più belli. Lo seguite in Serie A. Ma adesso non ho più voglia di... Non vedo più il calcio di una volta. No, il calcio è cambiato completamente rispetto a quegli anni, questo è poco, ma sicuro. Silvio Di Salvo. Allora, carriera. Abbiamo già un bel numero 10 qua per Nino Doni. Questi sì, questa è una maglietta mia personale che io ho allenato, ho giocato nel giusto negli ultimi anni, diciamo, che ho fatto da allenatore giocatore, ho fatto dalla terza, sono arrivato terza, seconda, prima e promozione. Da diciamo gli ultimi anni da allenatore e giocatore. Poi se non sbaglio, hai fatto anche qualche partita contro il San Pierniceto? Contro il San Pierniceto amichevoli facevamo i primi anni con il Villafranca. Perché mi sembra con il giusto San Pierniceto ha avuto qualche Santa Chiara, l'altra cosa. E questa è io, Tornino. Niente, abbiamo fatto un paio di partite. Questa era del Messina, in cui io ero nel settore giovanile. C'era mio figlio e mio figlio mi ha detto: stai andando lì, allora fagli anche il ragazzo, è del 2000, perciò gli faccio pure io un regalo che lui non la usa più, che l'ha messa lì, ed è giusto che uno... E questa è epoca... Lo Monaco, quindi Lega Pro. Lega, sempre, un bel campionato pure. Sì. Finito male anche quello, purtroppo. Purtroppo sì. Purtroppo non c'è fortuna. Sì. E quindi oltre giusto dove hai giocato? Io all'inizio ho fatto il Villafranca in promozione, e prima non c'era il campionato di eccellenza, poi in eccellenza per il Villafranca. Nel 89-90 sono andato al Barcellona in Serie D, dove in quell'anno siamo scesi, del presidente Triolo. Presidente Triolo, e con l'allenatore Gianni Oddo. Poi l'anno dopo c'era in eccellenza, c'era Nino Barone, in eccellenza ci siamo salvati. Poi sono andato a Milazzo con la famiglia Oliva. Grande campionato. Grande campionato, grande famiglia, onestamente, persone per bene. E abbiamo vinto il campionato di eccellenza, siamo andati in D con allenatore era Gigi Chiaparo. Poi siamo saliti in Serie D, dove è arrivato Nino Barone, che poi è arrivato Zampollini. Poi negli anni, nel 94, ero qui a Messina con la Peloro, dove si è fatta quella scalata. Nel 95 sono andato a Legia Virtus, sempre in Serie D. E poi man mano, poi, per dire la verità, ho intrapreso un'altra carriera. Però una carriera importante. Ho preferito il lavoro al però, calcio. Grande soddisfazione. Però mi divertivo a giocare. Ho giocato un anno a Galati Mamertino in promozione, dove mi sono divertito tanto. Santa Chiara, Real Messina, dico un paio li ho girati di queste cose. Devo dire, i campionati di allora, sì, secondo me, si equivalgono molto più all'interregionale di adesso. Se sì, il per il gioco che c'era di più, quello di promozione, certo. Sono altri tipi di calcio, devo dire. Sì, sì, purtroppo sì. Bene, abbiamo Gemelli. Massimo Gemelli, ha portato anche una tuta, vincente campionato di prima categoria. Porto Rosa Furnari. Sì. Una maglietta del Piero Mancuso, dell'allenamento. Che devo dire, la squadra che è stata fatta dai figli del compianto Piero Mancuso per ricordare il padre, molto prematuramente, un grande allenatore Piero Mancuso. E poi gli ho portato un paio di scarpe che ho giocato sempre a Porto Rosa, contro la Sant'Antonio a Fondavelle Fantina. Perché a Fondavelle Fantina all'epoca era l'unico campo con le bezze, tutte quante invece terra battuta. Tutti gli altri in terra battuta. La carriera allora? Io ho iniziato da piccolo, 9 anni con il provinciale, e poi
sono passato da provinciale, quando è fallito sono passato a Villafranca. Era in Serie D, io facevo under 19 e poi andavo alla prima squadra. Abbiamo vinto là il campionato nazionale under 19 e poi sono andato in prestito alla Juve Scala, prima categoria, sono arrivati secondi a un punto dell'Aquila Valdina, ci sono arrivati Ciappina, Roano, uno squadrone dall'epoca. Infatti la stagione in porta. Poi sono andato in prestito al Monforte, ho fatto 2 anni e poi dopo di Monforte sono andato a Porto Rosso e abbiamo vinto il campionato. Grande soddisfazione. Ma poi l'8 con Stalpinicieto c'è stato un anno, o era in promozione poi col Porto Rosso? Un anno Porto Rosso in prima categoria. Sì, ricordo. Partite molto sentite. Mi pare il Remonta, ha vinto San Piccino del Remonta contro il Porto Rosso, signori Natalino Micale qualche gol se non sbaglio. Però, ti ripeto, altre epoche in, epoche in cui i campi erano pieni di gente, non c'erano PTV, non c'era altro, e le squadre paesane venivano molto seguite. Alleno calcio? Alleno settore giovanile dell'FC Messina. Ah, quindi sei rimasto nel... Insieme al sempre di Piero Mancuso. Collaboro con loro. Mentre da Piero Mancuso non è finita come si. Piero Mancuso non c'è più niente. C'è il figlio Giampiero e Luca per ricordare. E Peppe. Hanno l'assicurazione. Tutto. Bene. Qualche altro ricordo di quegli anni? Di quegli anni ricordo che ho vinto il campionato italiano con il Villafranca. Under 19, siamo stati campioni d'Italia e quegli anni con me c'era Gianni Labella, poi c'era Nello Basile, no Pino non era, Pino non giocava, c'era sì, Nello Basile, l'ho detto, e tanta versa pure, attaccante, Nello Basile, bella mesata, c'era Salvatore Micali, sì, sì, che di San Perniceto, ora lavora là, sì. Salvatore ha vinto, Salvatore Micali, Sì, c'erano parecchia gente. Gli ho portato pure una foto. Sì, se non sbaglio, si può di Salve era brava nelle punizioni, ricordo sì, bene. Qualche punizione l'ho. No, se non sbaglio, sentenza era ogni punizione. Ricordo bene. Sì. Vediamo. Ho portato anche una foto di calcio a 5, abbiamo fatto Serie B. Calcio a 5, c'era pure Giovanni Rodelosso. Vediamo se si ricordi nome, così qualche nome. Consolo, Peppe Grupi, Grupi, Lellino Draguzzi, Lello Manfredi, portiere non mi ricordo perché era calabrese. Ah, quindi Lello Manfredi giocava pure a calcio? Sì, a calcio. Calcio 5 era. Poi c'era Rodelosso e poi c'era il staff dirigente. Poi qua c'ero io, Guido Mandini, Ciccio D'Andrea. E anche questo va nel museo. Lollo. Chi era? Lollo, lo chiamavamo Lollo Trimarchi. E quindi anche questa va nel museo. Nino, insieme a tutte le altri riconoscimenti importanti, abbiamo calciatori che hanno calcate. Però per me è un onore averlo qua, perché prima io rivedia la televisione oppure i giornali. E quando mi dico che partita a Messina, ora che l'hai un canto mio mi sembra un sogno. Ma no, mi fa piacere che no, di questo museo che ha creato Nino, è veramente una cosa, come si può dire, dico che ci voleva. Bravo, ci voleva, ci voleva. È emozionante perché, un esempio, io sono del 69 e vedere gente che io andavo a vedere a giocare quando ne avevo 5-6 e vedo delle foto è una cosa che ti appassiona. Certo, sono bei ricordi. E veniamo volentieri. Non sì, infatti questo volentieri. Sì, molto volentieri, donate anche dei cimeli a Nino Doni, al quale chiedo Nino, lo spazio è finito. Eh sì, ma pare... Guardate quante magliette ci sono. Magliette. Ancora ne arriveranno. Borsone. Ancora ne arriverà. Sempre questo pure, grazie. A Giovanni Rosso perché e a Mimmo Prevedi stanno dietro le quinte perché loro già l'abbiamo fatto. Però, Gianni Rosso. Giovanni, il primo incontro è andato benissimo. Che dico?
Vuoi aggiungere qualcos'altro sul primo incontro, anche se Mimmo si vuole defonare? No, niente, noi veniamo qui volentieri perché, museo a parte, ormai è nato un rapporto molto bello con Nino e con gli amici di San Felliceto, quindi veniamo a portare qualcosa per arricchire il museo, ma soprattutto per venire a trovare gli amici. Ed è molto importante, l'amicizia prima di ogni cosa, sì. Perché nonostante passano gli anni, l'amicizia rimane, vuol dire che l'amicizia è vera. Sì, e speriamo che anche gli altri abbiano questa curiosità di venire qui, di portare qualcosa e di visitare, diciamo così, il museo che sta cominciando a prendere forma. Forma. Piano piano. Ricordiamo, il museo non si paga per entrare, è sempre aperto, Nino è sempre qua disponibile. Sì, piacere. Mimmo Prevedi ha creato sul Google Maps anche, Giovanni Rodolosso ha creato su Google Maps il museo calcistico, sì, per trovarlo, sì, quindi sì, cercate, sì, su Google Maps, sì, museo calcistico, viene, Nino Donia. È più facile mettere museo del calcio in Nino Donia e si arriva direttamente, Google Maps. Si arriva direttamente, sì. Noi lo continuiamo ad usare anche se la strada ormai la sappiamo. Certo, però. E quindi, niente, aspettiamo anche gli altri amici. E noi, lo dicevo TV, saremo sempre pronti ad accoglierli e avere la loro testimonianza. C'è da dire che il Covid ha rallentato moltissimo, certo, non è. Gli incontri e anche tutte le iniziative, diciamo così, che il gruppo in passato, diciamo così, faceva. Se si sblocca qualcosa riguardo il Covid, tutto dipende da quello. Certo, chiaro. Piano piano, piano piano, vedremo un pochino di arricchire, di migliorare, di organizzare degli eventi, magari, certo, anche qui a San Felliceto stesso, per coinvolgere la comunità. Chiaro, c'è qualcosa anche il programma a livello comunale. Questo saputo. Museo di Nino Donia è anche un regalo che si fa alla comunità di San Felliceto. Infatti, il comune di San Felliceto sta muovendo per fare qualcosina anche per il museo. E quindi è giusto coinvolgere anche la comunità di San Felliceto, perché è un bene di San Felliceto che rimarrà. Certo. Per tutti un giorno, quindi vediamo un pochino, Covid permettendo, di organizzare degli eventi anche qui nel paese. E speriamo che passi presto questo brutto periodo. Ringrazio il forte Silvio Di Salvo, grazie a voi. Il forte Massimo Gemelli, il forte Gaetano Beninati, grazie, da Messina. E Nino Donia, vuoi chiudere o qualcosa, vuoi dire qualcosina? Che chiudere? Grazie a tutti. Non ho parole per ringraziarli. Chi semina raccoglie. Chi semina raccoglie. Sì, questo Nino Donia. Sì. Cominciai con niente, le ruote dove sei pubblico, sì. E fare un museo. Anche a dimostrazione. Già, le foto. Un applauso a Nino Donia. Merita. Grazie a tutti. E il museo si trova in Corso Italia, San Felliceto. Prego. Che si aprono sono dilettanti. Si presenti. Antonio Golfo, e che si aprono dilettanti. Prego. Tutte le amichevole. Ho giocato nel Torre Rotta, nell'Arancese, 10 anni. Però in terza categoria, seconda categoria. Così mi passava il tempo giocando negli anni 70-80. Era importante, sì, giocare. Anni 70-80. Una volta ci si teneva, grazie, molto a giocare. Grazie a tutti. Grazie a voi e grazie al Museo di Nino Donia. Il servizio che abbiamo fatto sul